Bene, allora buongiorno a tutti, benvenuti e benvenute. Siamo molto orgogliosi di questa giornata, di questa opportunità che abbiamo di lavorare insieme a voi e anche con i colleghi, gli amici di Punch. Questo è proprio diciamo, il prodotto, speriamo sia il prodotto esattamente di quello che vogliamo raccontarvi, no? Cioè essere tutti insieme a fare. A creare valore nella diversità, perché ognuno di noi fa mestieri diversi, esperienze diverse, generi differenti, magari anche valori diversi, ma l'esito deve essere quello di non sprecare nulla, no? Di valorizzare tutte le risorse disponibili proprio per creare valore di scambio e quindi valore di contenuto, ma anche valore di relazione. E quindi se vediamo serena l'agenda. Sì. L'agenda del noi siamo diciamo, 2 ore di lavoro insieme in cui partiremo proprio da un po' di definizione di quelli che sono gli elementi che caratterizzano il concetto di diversity e di inclusion e soprattutto i benefici individuali e i benefici aziendali che si possono ottenere. Abbiamo chiamato il nostro incontro l'inclusione come leva di sviluppo del business e di benessere delle persone perché siamo veramente convinti che sia uno degli elementi chiave di convergenza di elementi che possono essere, come dire, interessi che talvolta non sono uniti, ma che invece in questa strategia possono essere veramente valorizzati al massimo tutte le prerogative dei diversi stakeholder di un'organizzazione. La seconda parte sarà quella più internazionale, nel senso che abbiamo Isabel, che è la nostra collega che è in Spagna in questo momento, ci raggiungerà a Torino nelle prossime ore. Isabel sta facendo l'internship global e digital da noi, nel senso che appunto a causa del lockdown ci sono state presenze e distanze, ma comunque ha studiato l'outlook internazionale del tema del diversity and inclusion. Poi avremo molto piacere di ospitare il case di Punch, che in realtà è un case doppio, nel senso che c'è una parte più legata a come loro stanno trasformando l'azienda, hanno una storia, come avete letto nell'invito, di essere, come dire, uno dei luoghi chiave della gestione della conoscenza del gruppo General Motors e soprattutto chiaramente nell'ambito del powertrain dei motori, ma poi si è trasformato, si sta trasformando veramente, sta cambiando pelle entrando nel gruppo Punch e quindi poi Gianluca ci racconterà, Gianluca Gatti che è l'HR manager ci racconterà come hanno affrontato questo percorso. E poi ci sono due colleghe di Gianluca, Alessandra Chianale e Giovanna Matrone, che invece ci racconteranno come hanno preso in mano, hanno come dire, dominato la questione femminile all'interno dell'azienda, in un'azienda che chiaramente, come immaginate, essendo un'azienda di ingegneria, ha una prevalenza maschile molto forte, ma come dire, valorizzando la diversità veramente come valore non solo per le donne, ma anche proprio per l'azienda stessa. E poi alla fine vedremo un po' che cosa facciamo, che cosa si può fare operativamente a piccoli passi, come dire, in prospettive molto concrete, come nel nostro stile praxiano, per appunto beneficiare di tutti gli elementi connessi all'inclusion and diversity. Quindi se siamo pronti, partiamo con Serena Candeo, che ha come la Adesso. collega che speriamo non si riproduca in diretta in questo momento, nel senso che è il veicolo di un nuovo Speriamo di no. piccolo, cosa? Spero che a Serena non dispiace che io lo dica. Ovviamente No, figurati. siamo molto emozionate, non vediamo l'ora che, come dire, Marco ci raggiunga e intanto, e adesso speriamo stia bravo in queste 2 ore e ci consenta di condurre, insomma, questa mattinata insieme nel migliore dei modi. E quindi direi, Serena, puoi Sì, partire con la pronti tua via. riflessione. Grazie mille Elena, grazie a tutto il team. Iniziamo, dovete sapere che questa notte più o meno ogni 2 ore io dovevo dare conferma che non stessi partorendo perché sennò avrei creato un cardiopalma di tutto il team. Quindi ci tenevo moltissimo a organizzare questo intervento prima di sicuramente un appuntamento di vita fondamentale e proprio sull'inclusion perché ha un valore simbolico e vedremo di benessere personale e aziendale, che è proprio un aspetto che riguarda la vita, l'esistenza delle persone. Quindi, diciamo, è una delle tappe più importanti a livello, dal mio punto di vista, di contenuti, di skill che ci tenevo veramente con le colleghe, con Elena, con Paola, con Isabel e con tutte le altre colleghe e i colleghi, perché abbiamo anche colleghi maschi. Che
che ci tenevo proprio a portare a conoscenza, a condividere con questo gruppo di persone che questo venerdì mattina sono qui e vi ringrazio per l'attenzione e per il lavoro che faremo insieme. Allora, pronti via e pronte via. Il primo punto da cui vorrei partire è un punto che genera molto misunderstanding, ossia la differenza tra diversity ed inclusion. Leggiamo spesso sui giornali, nel board non ci sono abbastanza donne, non ci sono politiche orientate alla leadership femminile, piuttosto che non ci sono quote rose, eccetera. Ecco, questo è un aspetto sicuramente importante, ma che vedremo che con l'inclusion diventa ancora più complesso ed importante. Quando parliamo di diversity ci riferiamo proprio al concetto di avere in un sistema più persone che sono portatrici di diversità. Quindi il concetto è nel mio sistema, che può essere organizzativo ma anche amicale, quante diversità e quante unicità io sono in grado di attrarre e di essere comunque appealing per tutte queste diversità, per non creare quello che è proprio un pensiero di in group, no? Quindi un pensiero piatto dove siamo tutti uguali, la pensiamo tutti nello stesso modo, ma in realtà andremo a vedere che questo limita molto l'innovazione ma anche la creazione di qualcosa di nuovo. Quindi il diversity è proprio l'attenzione a far sì che ci siano molte diversità generazionali, culturali, di genere, ma non solo, anche di etnie, di culture, di religione. Questo è il concetto di diversità, cioè avere tutte queste persone, invitarle, essere interessanti per loro, averle in un sistema. Diverso è quando invece parliamo di inclusion, perché l'inclusion invece prevede un atto intenzionale, ossia queste diversità lavorano insieme perché ci sono delle strutture, ci sono delle strategie, ci sono dei presupposti per cui queste diversità riescono ad integrarsi e lavorare insieme verso un risultato. Quindi il diversity sono gli ingredienti, l'inclusion è la capacità con quegli ingredienti di fare una torta sostanzialmente. Quindi qui ci pone davanti alla necessità di assicurarci di fare attenzione che ci sia diversity ed essere attrattivi, attrarre la diversity, ma assolutamente non basta, perché se poi non siamo in grado di orientarla verso un obiettivo, effettivamente manca un pezzo importante. Adesso andiamo a vedere questo principio, questo punto di vista direttamente in un brevissimo video. Ok, eccolo qua. Ecco, buona visione. I once saw a high school teacher lead a simple, powerful exercise to teach his class about privilege and social mobility. He started by giving each student a scrap piece of paper and asked them to crumple it up. Then he moved the recycling bin to the front of the room. He said, "The game is simple. You all represent the country's population." Everyone in the country has a chance to become wealthy and move into the upper class. To move into the upper class, all you must do is throw your wadded up paper into the bin while sitting in your seat. The students in the back of the room immediately piped up saying, "This is unfair." They could see the rows of students in front of them had a much better chance. Everyone took their shots and, as expected, most of the students in the front made it, but not all. And only a few students in the back of the room made it. He concluded by saying, "The closer you were to the recycling bin, the better your odds." This is what privilege looks like. Did you notice how the only ones who complained about fairness were in the back of the room? By contrast, people in the front of the room were less likely to be aware of the privilege they were born into. All they can see is 10 feet between them and their goal. Your job as students who are receiving an education is to be aware of your privilege and use this particular privilege called education to do your best to achieve great things, all the while advocating for those okay. In the rows behind you. Allora, nel video che abbiamo visto è interessante notare come effettivamente noi possiamo creare assolutamente delle condizioni in cui nella stanza, nell'organizzazione ci sia diversity, ma se poi non ci adoperiamo perché questa diventi inclusion, effettivamente ci sarà una grande frustrazione e aumenterà
quella percezione di disequità e anche poi di privilegio verso alcune persone. Poi può essere un privilegio generazionale, può essere di genere, può essere di diverse unicità. Però questo è proprio il concetto, cioè non basta avere delle percentuali di genere o di età, di cultura in un'azienda per essere considerati inclusivi. Cioè serve veramente un'intenzionalità molto forte da parte del board, ma anche da parte proprio della cultura organizzativa. Quindi l'inclusione prevede proprio che ci siano delle strategie concrete per far sì che questa diversità non riesca a funzionare in autonomia. Ma perché è così? Cosa accade? Con qualcuno di voi ci conosciamo e sa che io sono piuttosto appassionata di neuroscienze e quindi ho affrontato il tema da un punto di vista anche neuroscientifico. Cosa succede al cervello? Consiglio questo testo perché è veramente illuminante. Il cervello, quando sente che è in una condizione di inclusività, aumenta l'ossitocina, aumenta la dopamina. Ci sono tutta una serie di emissioni chimiche ed elettriche che fanno sì che viviamo una condizione di profondo benessere personale e aumenta anche la nostra capacità di raggiungere risultati che per noi sono importanti. In più c'è una correlazione molto interessante tra il sentire di star bene in quel gruppo, quindi sentirsi veramente in sintonia, e la capacità di essere creativi e portare ad innovazione. Quindi in realtà il nostro stato, diciamo, fisiologico veramente beneficia dell'inclusività. E allora perché siamo qui a parlarne? Nel senso che alla fine se siamo qui a parlarne è perché forse ne sentiamo ancora maggiormente il bisogno e forse non c'è ovunque. Siamo qui perché il nostro cervello ci fa un po' qualche scherzo, nel senso che quando poi si trova di fronte a delle diversità, ossia di fronte a qualcuno che è diverso da noi per n ragioni, per n motivi, il cervello inizia a far funzionare quella parte di conservazione e dice: cara Serena, è meglio che tu frequenti i setting, le persone conosciute, familiari, perché puoi evitare delle minacce. Quindi si attiva maggiormente quello che è definito il cervello rettiliano, quello che vedete sotto, che è quello veramente ancestrale, che porta ad un'immediata reazione. Pensiamo che avviene nei 200 primi millisecondi di quando ci troviamo di fronte ad una persona, ad una reazione di distanziamento. E proprio in quel momento si attivano tutta una serie di bias, quindi di stereotipi, di scorciatoie della mente, che fanno sì che noi preferiamo avvicinarci più a qualcosa di conosciuto rispetto a qualcosa di nuovo. Questo ha un effetto che è molto deleterio, specialmente su tutto il circuito dell'empatia. Quindi facciamo più fatica ad entrare in empatia, ad attivare il circuito empatico con le persone che effettivamente hanno delle diversità, noi ne riscontriamo delle diversità rispetto a noi. Quindi questi bias sono i responsabili di quelli che poi chiamiamo gli stereotipi. Stereotipo significa qualcosa di rigido che si attiva. E questi stereotipi sono sostanzialmente inconsci, quindi si attivano in tutti. Qui il tema potrebbe essere: ok, come faccio a essere più consapevole degli stereotipi che attivo io, no? E quindi quelli che sono più pericolosi per me. Ce ne sono alcuni qua, io vi riporto i fondamentali, ma vi consiglio di andare a vedere il link che c'è sotto, dove ci sono 200 principali stereotipi a cui l'essere umano è veramente soggetto. Allora c'è il concetto dell'ancoraggio, quindi nel momento in cui io incontro una persona, la prima informazione che arriva io la catalogo molto bene e ha un peso superiore rispetto a tutte le altre, perché è il primo indizio. C'è il concetto di alone, quel candidato o quel partecipante è particolarmente interessato o coinvolto in una certa competenza, allora sicuramente lo sarà in tutte quante le altre competenze. Non è detto, possono esserci delle differenze. C'è la proiezione, ossia pensare che gli altri la pensano come me. Spesso mi capita anche nella consulenza di dire: ma com'è possibile che quel collaboratore non veda questa cosa? È così ovvia. Quindi qua il disinnesco potrebbe essere: ok, ma qual è la sua teoria della mente? Qual è il suo modo di vedere il mondo? Cioè è diverso da me. È una cosa che noi esseri umani acquisiamo sostanzialmente verso i 2-3 anni,
ma che comunque questa teoria della mente, cioè pensare che gli altri hanno un pensiero, una visione differente, ci mette sempre in difficoltà nella vita, perché per riduzionismo preferiamo avere un modello che è simile al nostro e pensare che gli altri adottino il medesimo. E infine la conferma, cioè vado a cercare gli amici, i colleghi che mi danno conferma dei miei giudizi. Non vado a cercare le persone che magari potrebbero pensarla diversamente. Quindi questi automatismi partono come il pilota automatico e ci mettono un po' in difficoltà. Allora, facciamo il primo gioco. Come sapete, chi ci conosce da un po' di tempo, è difficile che riusciamo a parlare 2 ore senza coinvolgervi, perché ci teniamo a lavorare in questa relazione. Il primo stereotipo game che vi proponiamo è questo. Allora, The Sun è stata così gentile qualche mese fa da includere Napoli come una città altamente pericolosa ai vertici di tutte quante le città del mondo, e l'ha fatto con un sacco di altre città. Quindi ha pubblicato in molti luoghi, virtuali e non, questa fantastica mappa appunto che, insomma, desta un po' di difficoltà, desta un po' di sospetto. Cosa fa l'aeroporto di Napoli? Questa è veramente la foto dell'aeroporto di Napoli qualche mese fa. Replica dicendo: ok, questi sono i peggiori stereotipi che ci sono sulla Terra, perché non sono fondate quelle informazioni su dei dati reali. E quindi inizia a scardinare un po' questo concetto degli stereotipi. Pensate quanto sono, diciamo, profondi sia nelle persone, ma anche proprio anche nelle aziende, nelle istituzioni, nelle organizzazioni. Il nostro gioco è questo. Allora, trovate la chat. Mi piacerebbe lanciare un po' questa sfida. Questo gioco si chiama Io sono ma non sono. L'obiettivo è quello di pensare ad uno stereotipo che voi sentite sulla vostra pelle o avete sentito e che volete provare un po' a contrastare. Quindi qualcosa che nel tempo le persone vi hanno un po' proiettato, vi hanno... in qualche modo avete sentito che c'era questa etichetta su di voi, ma volete smarcarla. Quindi la scrittura in chat è questa. Proviamo a disinnescare lo stereotipo di cui nel tempo siamo stati vittime. Io qui ve ne ho scritti alcuni. Sono tutti stereotipi veri, quindi io sono una psicologa, ma non leggo nella tua mente. Per le colleghe e i colleghi che sono psicologi sanno benissimo che appena tu dici ok, sono una psicologa, in moltissime persone si apre la finestra, ok, allora può leggere esattamente cosa c'è nel cervello. Ecco, no, non abbiamo questa possibilità, ma ce ne sono anche tanti altri. Al via la scrittura, mo velocissimi, provate a pensare con hashtag chi sono, qual è la mia caratteristica, ma chi è che non sono, che cos'è che non è collegato a quella caratteristica, che cos'è che non dobbiamo ridurre, che cos'è che non dobbiamo andare ad estremizzare troppo pensando che siamo solo quello. Un altro stereotipo è: sono un ingegnere ma provo emozioni. Questo è nuovissimo. Sono cinese ma non mangio cani. Allora, vediamo, stanno iniziando ad arrivare i primi stereotipi, vediamo. Paola, aspettate, ecco qua, bellissimo. Alessandra, sono bionda ma non sono stupida, fantastico. Questo è uno degli effetti alone più veramente diffusi. Sono una donna, ma di auto ne so parecchio, come Paola. Alessandra, sono napoletana ma non sono un'imbrogliona, fantastico. Paola, sono una donna ma ho una buona manualità, ecco. Chi c'è? Giulia. Io sono precisa ma non sono ipercontrollante, cioè chiariamo la differenza tra ossessione e precisione. Non licenzio tutti, è bellissimo. Senti che ci arrivo, lavoro tanto ma non sono workaholic. Dov'è? Aspetta Ele. Bellissimo. Sono un HR ma non licenzio tutti. Anche questo, assolutamente. Sono una matematica ma non ho solo i numeri, è bellissimo. Sono creativa ma non ho la testa fra le nuvole, sono siciliana, non sono una parassita, wow. Io ho un carattere forte ma non sono indistruttibile, Roberta, bellissimo anche questa. Sono napoletano, Marco, ma non sono tutta pizza e mandolino, confermo, per come ti conosco. Sono un HR ma non licenzio tutti. Sono un musicista, Fulvio, ho avuto il piacere anche di sentirti suonare ma vivo di rumori.
Sono una matematica, ma non amo solo i numeri, ecco. Non sono un ingegnere, ma so ragionare. Anche questo poi sarà ripreso dalle nostre colleghe di Pancio che si occupano di diversity. Sono giovane, ma ho voglia di impegnarmi a lavorare. Non è vero che i giovani non hanno voglia di impegnarsi, come non è vero che chi ha 60, 65 anni non abbia il digital mindset. Cioè, è veramente una riduzione. Mamma mia, quanti! Sono una donna, ma so parcheggiare. Questo è fantastico. Su questo sono pienamente d'accordo. Bagna, sono laureato in materia umanistica, ma ho studiato davvero per laurearmi. Ok. Giulia, sono una psicologa, ma posso avere problemi anch'io, assolutamente. Quando ti dicono no, ma se hai problemi tu, allora siamo rovinati, no? Sono una mamma, ma so fare il mio lavoro. Molto bello anche l'ultimo, assolutamente. Allora, questa è una piccolissima azione, un piccolissimo gioco che possiamo fare per scardinare gli stereotipi che abbiamo sulla pelle, innanzitutto per noi. E poi renderli anche a volte un po' un gioco aziendale, su sono ma non sono. Quindi anche un modo, se vuoi, un po' più leggero per far passare alcuni concetti. Io questi vi consiglio di tenerli e di, se volete, postarli con l'hashtag, poi creiamo un attimino un contest dove li andiamo a mettere. E provate anche ad aumentarli. Adesso andiamo ancora a vedere come agite quando vi sentite inclusi. Provate ad immaginare quali sono le azioni che fate o che avete fatto quando effettivamente vi siete proprio sentiti bene in quel team. Cioè, sapevate che lì stavate portando un valore, quel valore era apprezzato, si innestava col valore degli altri e portava un risultato. Cosa facevate? Vediamo un po', iniziano ad arrivare un po' di idee. Intanto vedo Claudio, porto i bimbi a scuola, faccio la spesa, cucino, ma non sono un mammo, ecco, mio marito anche dice sempre questa cosa. Sono celiaca, ma mangio anch'io. Esatto. Allora, Roberta ci dice, ho dato il meglio di me quando mi sentivo inclusa, ok? Provate un po' a pensare che cosa vi è scattato nel momento in cui sentivate quella profonda emozione di sentire che stavate bene in quel sistema, che non dovevate proteggervi dai giudizi, dai pregiudizi. Giulia, mamma mia, stanno arrivando un sacco di idee. Sono ancora più entusiasta e volenterosa di dire la mia, Federica. Mi espongo di più. Silvana, aumenta l'energia, sono nel flow. Ho parlato di più, Alessia, sorrido dentro, mi sento più libera di esprimere le mie intenzioni, parlo di più con gli altri. Alessandra, fantastica, preparo un dolce per il mio team, ecco, questo mi sembra un'ottima idea. Brainstorming, sento di potermi esprimere liberamente, sorrido, ok. Oso di più, quindi riesco di più ad accettare la possibilità anche di poter commettere errori, perché non ho paura in quel team, non ho paura che di venire giudicata, di venire stromessa, mi consente la possibilità di rischiare, questo è molto interessante. Ancora più motivata, stress positivo, non ho paura e non mi sento giudicata, wow. Pensate cosa accade quando riusciamo da team player o HR a creare veramente un ambiente che sia inclusivo. Pensate il potere che può avere tutto questo. Allora, e adesso la seconda domanda è questa. Spero che non vi sia capitato troppe volte, però mediamente capita. Che cosa avete fatto? Qual è la reazione di quando invece non vi sentite inclusi? Di quando vi guardano col sopracciglio alzato o non vi guardano negli occhi, di quando vedono il 10% di voi e il 90% non lo considerano, di quando non vi viene neanche chiesta l'opinione, vanno avanti senza di voi, di quando le sentite quelle risatine che avvengono alle vostre spalle o entrate alla macchinetta del caffè e tutti improvvisamente smettono di parlare o cambiano discorso. Adesso sto tirando veramente forte questa sensazione, però provate un po' a vedere cosa succede. Umiliata, perdo entusiasmo,
Tendo ad escludere anch'io, mannaggia Alessandra, questo anche, no? Poi fa effetto contagio. Tu mi allontani, anch'io, allora mi devo proteggere. Abbiamo persone che arrivano a nascondere le informazioni, arrivano a non provare più il piacere di comunicare con gli altri. Alzo le barriere, vedo tutto negativo, mi si blocca il cervello, perdo la voglia di fare, pensate quanto... Accidenti, sono aspetti veramente profondi, profondi in termini, se la guardiamo da HR, profondi sulla motivazione, sulla performance, se la guardiamo in termini esistenziali, veramente deleteri, perché poi quando io arrivo a casa in quello stato è difficile, è dura. Quindi vedete come l'inclusività impatta sia quando funziona che quando non funziona. Cosa succede? Le ricerche ci dimostrano che quando le persone si sentono incluse aumenta il coinvolgimento, la retention, la produttività. Quando non si sentono incluse aumentano le discriminazioni, le molestie sessuali e l'assenteismo. Quindi spesso poi anche sull'assenteismo si combatte in modo sanzionatorio, spesso c'è proprio un tema dietro l'inclusion. Quindi l'aspetto sanzionatorio a volte non fa che peggiorare ulteriormente quel sentimento di sentirsi un po' i cattivi dell'azienda. Adesso un altro piccolo gioco, vi faccio qualche domanda. Questo gioco me l'ha suggerito Isabel e mi ha beccato proprio in castagna la prima volta che ne abbiamo parlato. Allora, proviamo a immaginare, adesso abbiamo visto cosa succede alle persone quando si sentono incluse, cosa succede alle aziende quando le persone si sentono incluse? Vi chiederei di scrivere in chat qual è la probabilità di un'azienda con un alto tasso di diversity di raggiungere maggiore creatività, innovazione e apertura. Vediamo un po'. Altissima, Roberta, vogliamo le percentuali. Alessandra, 60. Dipende da quanto è consentito, 40, Federica 70, okay, insomma abbiamo già dei bei numeri. Andiamo un po' a vedere. Pamele? No, leggevo un po' di numeri. 80, 75, 60, 30, 75. Vediamo chi ha vinto. Sono ammesse anche le virgole. Siamo quasi al 60%. Quindi... Per un'azienda che si occupa di creatività, di innovazione, di R&D nel B2B, nel B2C, insomma, qualsiasi settore, guardate che impatto che ha. Seconda domanda, la company reputation. Sono aziende che veramente dedicano molto tempo al branding, alla loro reputazione. Quanto impatta il fatto che una persona si senta inclusa all'interno della propria azienda sulla company reputation? Vedo piovere numeri. Al di là di quelli che possono essere i link postati su LinkedIn, la pubblicità che le aziende fanno, andiamo un po' a vedere. Quasi 60%. Qui c'è un effetto tantan, poi Paola ce lo racconterà, perché noi siamo lavoriamo nelle aziende, ma siamo anche clienti, nel B2B e nel B2C. E quindi... Se vediamo episodi di non inclusività, ci toccano, perché ci toccano come persone. Ah, adesso andiamo sui numeri. Qual è la percentuale di ricavi influenzata da un board che mette in atto delle strategie di inclusion e di diversity? Quanto impatta proprio sui ricavi, sui revenue? Qui Elena, come vanno i numeri? Ah, qui siamo a 30, 30, 53, 52, 40, 5%. C'è qualcuno? Beh, 53% di ricavi è tanto. 5 poco? 19. Quasi a 20. Comunque, se ne parlate col vostro amministratore delegato, sicuramente è molto contento, diciamo. Magari non fa il 53, però già il 19 comunque non è male. Soprattutto in un periodo in cui vai veramente a grattare lo zero virgola. Esatto. Va bene, vediamo le ultime, guardate, sui risultati, cioè quanto quei team dove le persone si sentono incluse poi producono risultati finali di valore, in quantità e in qualità.
questo è spaventoso. In termini di dinamiche di team, se ci sentiamo in quel flow all'interno del team, cuba l'80% sui risultati che riusciamo a produrre. Questo è, a livello psicologico e di dinamica, veramente un impatto enorme. Andiamo a vedere i clienti, poi anche qui Paola ci aiuterà a interpretare sempre più questo numero. C'è una migliore valutazione da parte dei clienti, sia nel B2B che nel B2C, quasi anche qui del 35%, un po' più del 35%, quindi è molto alta. E infine aumenta la voglia di rimanere in quell'azienda, quindi a volte pensa quali sono le migliori politiche di retention dei nostri dipendenti, e magari si pensa al comp and ben, ok, può essere un tema, ma come poi le persone stanno e si svegliano ogni mattina e stanno veramente bene in quei team, è un elemento che ha una forza enorme. Quindi sta accadendo questo, per quale ragione sta accadendo? Perché noi esseri umani, sia quando lavoriamo in azienda, sia quando siamo clienti, ci aspettiamo dalle aziende non solo più un rendimento finanziario, ma ci aspettiamo un impatto sulla società, cioè valutiamo le aziende anche su quanto fanno qualcosa per le persone, per la società. Quindi cambia proprio l'attesa da parte delle persone che si aspettano delle imprese più sociali. Cioè non vale più il motto, ok, io ti pago, sei qui per lavorare, punto e basta. C'è un'aspettativa molto più estesa da questo punto di vista. E cosa succede anche da parte dei clienti? Che cosa si aspettano? Come si stanno spostando in questo? Guardate, questa è una ricerca che io vi consiglio di andare ad approfondire, perché stanno investendo sulla diversity e l'inclusion quasi il 17% dei brand, e questo aumenta del 20% il revenue. Quindi, però succede una cosa stranissima, per cui se l'azienda punta sulle diversity meramente per aumentare il revenue, quindi lo fa in modo non coerente con tutto quanto il resto, in realtà le strategie di diversity perdono totalmente di efficacia. Quindi è veramente l'azienda che viene valutata come azienda sociale, non che la diversity e l'inclusion siano una leva solo per fare più revenue. Quindi è proprio un cambiamento culturale che le persone si aspettano. Questo accade anche per le aziende che investono in modo più specifico anche sulla diversity e sui brand inclusivi. Pensate cosa è successo a Barilla quando 2 anni fa il CEO ha fatto un intervento chiaramente a sfavore degli omosessuali, come sono calate le vendite, quanto velocemente abbia preso una posizione completamente diversa e adesso addirittura faccia delle politiche, delle strategie di inclusion verso i dipendenti che possono andare a decidere il formato della pasta che vorrebbero avere, quindi un'inclusività del cliente addirittura nel processo di R&D e di prodotto. LinkedIn, che è un bel osservatorio, inizia da un po' di tempo a dirci anche quanto le aziende sono orientate al diversity, quindi ci fa vedere per le aziende che andiamo a cercare quanta percentuale c'è di genere in questo senso, quindi anche questo diventa un elemento molto importante. E intanto ci spostiamo sempre di più ad occuparci di inclusion, proprio per passare dal concetto che sia importante il profitto dell'impresa, ma non basta. E qui citiamo Lalou, il quale in questo testo molto interessante dice, ok, il profitto è fondamentale, cioè il profitto è come l'aria che respiriamo, ci deve essere, perché sennò l'azienda non sta in piedi. Però è anche vero che l'aria ci serve per vivere, ma noi non viviamo per respirare, noi vogliamo fare altre cose, vogliamo stare con gli amici, vogliamo stare con le famiglie, vogliamo fare sport, eccetera. Quindi se noi riduciamo tutto al profitto, manca una parte sostanziale, che è proprio quella parte di impresa sociale che tutti quanti ci aspettiamo. Quindi le nuove organizzazioni che stanno nascendo sempre di più in America, in Francia, in Olanda, ma adesso anche in Italia, sono proprio fondate su questo concetto che si chiama organizzazione TIL. Però come facciamo a fare tutto questo? Perché sembra veramente ampio. Allora, prima di andare a sentire i casi reali, lascio la palla a Isabel, che ci fa vedere cosa accade a livello mondiale, ci dà un outlook un po' più esteso in termini proprio internazionali.
Isabel, up to you. Thanks. Yeah. Premettiamo solo che Isabel parla in inglese, anche se ha un ottimo italiano, in realtà ha imparato in qualche settimana a distanza, quindi però si sentiva più safe e quindi va benissimo. Insomma, quindi al limite vi scriviamo qualche nota, se è utile qualche nota nella chat. Okay, thank you, Lina. Good morning, everyone. This short part is just to give you an overall outlook of how this topic of inclusion is performing nowadays around the world. And a very good point to start is by knowing that the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development has underlined social, economic, and political inclusion as very essential and important to sustainable global progress. This means that all 193 United Nations state members have committed to this purpose, including government, business, and civil societies, all working toward a more inclusive world. The best way to show you how this global inclusivity looks around the world nowadays is with this interesting article that I found from Emerald Publishing. This is a company, it's a global publisher that connects practice and research for the benefit of society. And they conducted this very recent electronic questionnaire that was sent randomly all over the world, in which 1,055 people coming from 99 different countries were able to complete this academic survey. And I would love to show you the most outstanding questions with the corresponding results that they got in order for you to have an overall idea, a global picture of how this global inclusivity is performing nowadays. As we can see in this graphic, we can observe really high percentage of the beneficial aspects of inclusivity, starting from creativity, productivity, motivation, economic benefits. However, in the other hand, there is 13% of these respondents that do not believe that inclusivity brings any benefit. But overall, we have got really high percentage from respondents that do believe that inclusivity comes with many benefits. So if inclusion brings many benefits to the society and to the companies, why are we not performing that good at this? The problem is the barriers that are around the society. For example, with this question of what do you think are the biggest barriers to living in a fair and inclusive society, we got this following graphic. Okay, and if we look very closely, we have here the top societal issues chosen by respondents. And we can see that poverty got the highest percentage. We have to know that United Nations consider poverty as the lack of capabilities, opportunities, and resources. So knowing this, 60% of respondents believe that poverty is a major issue that is causing this preventing this inclusion. The other issues, the other top ones were racial and ethnic discrimination, gender discrimination, class discrimination, and government policy. There were other three that got really high result that are not in this graphic, for example, unemployment, disability discrimination, and sexual discrimination. If we want to see this top societal issues more clearly and spread by region, we can have a look at this map. It's very curious, for example, how race discrimination is the green color. It's all over by many regions chosen as a main important issue. However, in Latin America, in Africa or Asia, they don't consider as race discrimination an important issue for them. On the other hand, poverty has a really high percentage as a really important issue that is causing this missing of inclusivity. Another color that we could look at is the purple one that is all over many regions and is the gender discrimination. But overall, we can see
that in the north regions, the main problems of this lack of inclusivity is race and gender discrimination. However, in the south regions, the main issues are poverty and unemployment. Okay, more concretely, in the workplace issues, well, the good part is that many, many workplaces all around the world have already started implemented initiatives to promote greater inclusion. And the highest scores goes to North America, Latin America, followed very closely by North and Western Europe and then a United Kingdom. However, there's still many workplaces issues that are preventing this inclusion. And the top five issues selected by respondents were these five ones: business recruitment promotion, biases in recruitment promotion, manager leadership attitudes, too much pressure or career progression, not enough mentoring, and gender discrimination. In this last global inclusion slide is just to show you the top 2020 diverse and inclusive companies around the world. And as we can see here, the top eight with their corresponding overall diverse and inclusive score. And we got here the first place BlackRock from United States, the second Natura from Brazil, the third Accenture from Ireland, fourth Royal Bank of Canada, the fifth Industria de Diseño Textil is Inditex from Spain, L'Oréal from France, Allianz from Germany, and Telecom Italia from Italy. Volevo solo dire che Industria di Disegno Textile, pronunciato meno bene di quello che fa Isabel, perché giocava in casa, e i brand Zara, Berisca, quindi stiamo parlando di insomma, qualcuno che, come dire, ha imposto anche veramente qualcosa di molto differente rispetto a quanto eravamo abituati nel settore dell'abbigliamento, no? Quindi anche il tema dell'innovazione è un tema che spesso si accompagna alla capacità di essere inclusive all'interno delle aziende. E poi quasi tutte, direi tutte, hanno un grosso profilo internazionale, perché un altro degli aspetti è qual è il perimetro diciamo commerciale, il perimetro di azione che l'azienda si dà nei propri obiettivi. Questo è un altro aspetto importante, no? Ok, allora veniamo a Gianluca Gatti. Come vi dicevo, Gianluca è il senior HR business partner di Punch. Ci racconta, come dire, come hanno gestito il cambiamento organizzativo, in modo che non è un cambiamento organizzativo normale, diciamo, molto straordinario, ma che sta camminando molto rapidamente, proprio legato alla, forse a questo approccio che hanno avuto un po' differente rispetto al tipico modello top-down a cui siamo abituati quando ci sono delle grandi fasi di cambiamento, no? Quindi Gianluca adesso ci racconta il caso di Punch Torino e della sua evoluzione transitando da un mondo a un altro mondo completamente differente. Grazie Gianluca, prego. Grazie Elena, grazie a tutte le persone che sono qui oggi e grazie a Praxi che ci ha dato l'opportunità di fare questa conversazione su una tematica che è molto interessante. Mi ha già presentato Elena, sono Gianluca Gatti, sono HR Business Partner di Punch. Noi conosciamo il gruppo Praxi da alcuni anni, ci hanno seguiti in alcuni progetti per noi molto strategici e quello di cui vi parlo oggi è uno che abbiamo disegnato insieme e che stiamo portando avanti insieme da circa un anno. In realtà non è ancora finito, avrà ancora una coda per i prossimi mesi del 2021, ma siamo più o meno a metà strada. Prima di entrare nel dettaglio di questo progetto, penso sia opportuno molto brevemente dirvi chi siamo, qual è la storia che ci ha portato al setup attuale, e soprattutto perché Praxi ha pensato a noi per parlare di inclusion. Noi siamo Punch Torino, il nostro è un sito di ingegneria che ha più o meno 15 anni di storia. Noi siamo nati nel 2005 come parte del gruppo General Motors con una responsabilità globale sullo sviluppo di propulsioni diesel e di sistemi di controllo per i motori diesel. Questo vuol dire che
tutti i prodotti che venivano sviluppati nel nostro centro andavano poi, e spesso vanno tutt'oggi, ad equipaggiare le flotte diesel dei vari brand GM, quindi all'epoca Opel, Cadillac, Chevrolet, GMC e via dicendo. Tutto questo fino al 2000 e se puoi tornare ancora, mi è andata avanti la slide. Tutto questo fino al 2020, a febbraio 2020, quindi un anno fa c'è stato un cambio molto molto grosso. C'è stata l'acquisizione del nostro sito da parte di Punch Group, che è una multinazionale belga, e questo sicuramente ha determinato per noi una serie di cambiamenti molto molto grossi. È stato l'inizio di un'avventura molto molto grossa e molto diversa rispetto a quello a cui eravamo abituati. Ad oggi noi comunque continuiamo a occuparci in continuità con il passato di alcune delle dei core business che facevano parte della nostra storia, quindi continuiamo a lavorare su sviluppo di propulsione e di controlli, affianchiamo queste attività con apertura a linee di business differenti, quindi attraverso la creazione di startup che stanno lavorando nell'ambito dell'intelligenza artificiale e della micromobilità, ma anche aprendoci a filoni tecnologici completamente nuovi per noi, come ad esempio l'idrogeno. Tutto questo con chi lo facciamo? Lo facciamo con le nostre persone, che sono esattamente le stesse che c'erano nel mondo GM. Abbiamo una popolazione un po' particolare da questo punto di vista. Siamo un centro di ingegneria, quindi il livello di scolarità sicuramente è molto elevato. Più dell'80% delle nostre persone sono laureati o in possesso di un dottorato, quindi sicuramente la scolarità è molto elevata, e all'interno di questi profili ovviamente le lauree tecniche e ingegneristiche che vedete anche qui citate in quella word cloud occupano il posto principale. Siamo un sito abbastanza giovane, quindi 39 anni di età media, con molte nazionalità rappresentate, molte lingue parlate al nostro interno, su cui non l'ho segnato, ma la nostra, per rispondere a quello che diceva Elena sulla predominanza maschile, che ahimè nell'ambito ingegneristico ad oggi è spesso inevitabile, comunque da noi il 17% dei dipendenti sono donne. Vi dicevo prima, per noi da un anno è cominciata un'avventura molto, molto diversa. Siamo entrati in un gruppo nuovo, nel gruppo Punch, che è un'azienda, una multinazionale belga di proprietà di Guido Dumaré, che è un imprenditore, che ha orientato il suo gruppo fortemente all'interno del mondo automotive. Qui vedete le principali aree di intervento in termini di prodotto, quindi motori, trasmissioni, sistemi di controllo, sistemi di recupero dell'energia e altra componentistica. Al di là di questo, mi preme mettere in luce quelle che sono state i grossi cambiamenti per noi, una serie di cambiamenti che erano da un lato più operational e più di business, ma si andavano poi ovviamente a tradurre anche in cambiamenti poi culturali. Per fare solo alcuni esempi, forse il principale il passaggio dall'essere un centro di costo, perché noi quello eravamo all'interno del gruppo GM, all'essere un centro di profitto, quindi essere una realtà sul mercato che deve sopravvivere, sostentarsi. Il fatto di passare da una global company di 150.000 dipendenti a un'azienda sì multinazionale, ma con un raggio meno globale, con un numero di dipendenti complessivo intorno ai 2.000 all'incirca. E ancora il fatto di passare dall'essere uno IEM a essere un tier 1 o un tier 2. Come dicevo, tutti questi cambiamenti secondo noi dovevano andare a riflettersi in un cambio culturale. Un altro elemento da sottolineare è che, come potete immaginare, una società, un'organizzazione complessa come General Motors aveva ovviamente un set di contenuti valoriali, vision, mission, values molto ben definiti, in cui noi non avevamo ovviamente possibilità di intervenire, ci venivano forniti, noi li applicavamo all'interno della nostra azienda. Anche il gruppo Punch è ovviamente dotata, vedete qui gli esempi, ha una sua vision a livello di gruppo, ha i suoi valori in cui comunque noi ci riconosciamo, ma da un lato c'è
forse maggiore autonomia dal punto di vista delle singole unità che fanno parte del gruppo, e dall'altro comunque per noi erano comunque statement assolutamente nuovi. Quindi c'era la necessità di trovare il modo corretto per iniziare a farli nostri, a digerirli, a metabolizzarli, e anche, perché no, laddove necessario, modificarli, adattarli alle nostre specificità o in alcuni casi addirittura creare dei contenuti nuovi. Quindi è da qui che parte l'idea di questo progetto che abbiamo studiato insieme ai colleghi di Praxi. Io questa slide la conosco ormai un po' a memoria perché ce l'ho sullo schermo più o meno tutti i giorni da circa un anno, quindi la so molto bene, magari per voi può risultare un po' complessa, ma mi serve per darvi un po' il quadro. È un progetto sicuramente molto ambizioso, sia come lunghezza, vi dicevo più o meno un anno e mezzo, sia come numero di azioni che ne fanno parte e come numero di persone coinvolte. E il coinvolgimento delle persone sicuramente è poi un elemento chiave ed è uno dei motivi principali per cui ve ne parliamo oggi. Questo progetto ha in mente di partire da alcune fasi preliminari, quindi definire un po' una mappa del territorio, vedere qual è lo stato esistente interno all'azienda con un'interna analysis e anche a livello di mercato. Quindi è stata effettuata una market analysis del mercato di riferimento che ha coinvolto già da questa fase alcuni nostri tecnici esperti interni all'azienda e alcune personalità esterne del Politecnico piuttosto che di altre aziende. Le fasi successive, tenete conto che noi siamo più o meno, come vedete dalla timeline, siamo alla fine della parte di definizione di behavior, quindi siamo passati attraverso una fase di vision harmonization, abbiamo definito gli strategic goals, gli obiettivi strategici dell'azienda, abbiamo lavorato molto sulla definizione dei winning behavior, quindi dei comportamenti vincenti della nostra azienda, e adesso stiamo andando verso la coda del progetto che prevederà ancora la definizione della mission di sito e delle department mission. Tutta la parte che vedete in alto è la parte, definiamo così, di creazione di contenuti. A questo, come caposaldo del progetto, c'era l'idea che ci si affiancasse invece un'attività più comunicativa, quindi mano a mano che venivano creati dei contenuti, venivano creati anche dei gruppi di comunicazione che si occupassero di diffondere all'interno di tutto il sito quello che nel frattempo veniva creato. Com'è che tutto questo si collega all'inclusione? Secondo noi si collega per l'approccio che abbiamo deciso di utilizzare, e in questo sicuramente ringraziamo Praxi per averci fatto ragionare bene su questo. Uno dei primi punti che ci è stato chiaro nella fase di definizione di questo processo è che non volevamo un'attività esclusivamente top-down, perché eravamo sicuramente convinti che tutti questi sistemi di valori calati dall'alto direttamente sulle persone non avrebbero sviluppato quel coinvolgimento e quell'adesione che fa sì che poi le persone la sentano proprio. Quindi uno dei punti fondanti è stata l'idea di utilizzare un approccio di co-design in cui tutte le persone, o comunque il numero più ampio di persone possibile, sia coinvolto nella fase di creazione di questi contenuti. Per darvi un'idea dei numeri, vi ho detto che noi siamo 700 dipendenti ad oggi, quindi a poco più della metà del progetto. Fatto una stima che più o meno 100 persone sono state coinvolte direttamente in una o in più azioni di questo progetto. E l'inserimento e l'arruolamento di queste persone è venuto in modi molto differenti, quindi in alcuni casi adesione volontaria, in altri casi abbiamo richiesto le funzioni di segnalarci delle persone, sempre cercando di creare dei gruppi il più possibile cross funzionali, in modo che si potessero mettere insieme, con ovvi benefici dal punto di vista generativo, persone con seniority diversa, con provenienza da dipartimenti diversi, anche con ovviamente genere diversi. Cosa ci siamo portati a casa? Ci siamo portati a casa grande attività, grande propositività. Noi sappiamo che le nostre persone tendenzialmente sono molto brave a rispondere a questi stimoli, e quindi è stato un modo per vedere un'attività molto intensa in tutte queste azioni da parte delle persone che hanno lavorato con noi. Vi faccio solo alcuni esempi di quello che è stato il lavoro. Questo è stato forse il primo
outcome del progetto è quella che noi abbiamo chiamato l'armonizzazione della vision. Quindi è stata un vision statement che partiva da quella di gruppo e partiva dall'analisi del mercato e dall'analisi interna, quindi anche in questo caso raccoglieva già il contributo di altri colleghi che ci avevano lavorato sopra, e che poi a livello di management team è andato a definire parola per parola quella che doveva essere la visione che avrebbe dovuto guidare l'attività del sito di Torino. Quella che vedete qui, quindi we provide our partners with innovative engineering solution and affordable products for a sustainable mobility, building our excellence around people, per noi è stata cesellata parola per parola, andando a discutere su ogni singola parola. È stata un'attività forse più di alto livello, questa è stata fatta da un gruppo ristretto, ma come dicevo si avvaleva dell'apporto di persone che avevano preparato il terreno in precedenza. Vedo che arrivano delle domande, non so, Serena, dimmi tu se vuoi che risponda. Magari Gianluca finisci l'intervento, poi le riprendiamo. Io proponevo solo di scriverle in chat, così intanto le raccogliamo. Quindi siamo arrivati più o meno a luglio dell'anno scorso e avevamo una vision ed era già un ottimo risultato. Adesso ci mancava il comunicarla, quindi ci mancava l'altro pezzo dell'attività. Un buon esempio di inclusion può essere questo: è stato creato un gruppo di comunicazione, ne verranno creati altri in futuro, 15 persone provenienti appunto, come dicevo prima, da team diversi. A queste persone è stata fornita una formazione ovviamente di base su come funziona un piano di comunicazione interna. Tenete conto che ovviamente, a parte Emanuela Seia, che è la nostra communication manager, tutte le altre persone del gruppo erano assolutamente a digiuno di tematiche di comunicazione. E dopo questa fase iniziale, dopo anche un supporto nella fase di definizione di un primo piano, il team è partito con molta libertà, analizzando tutte le possibilità in fase divergente iniziale, in cui hanno visto tutte le cose che potevano essere fatte, convergendo successivamente su quello che era effettivamente realizzabile, quindi tenendo conto anche di quelli che erano i vincoli inevitabili in un'attività di questo tipo, insomma occupandosi a 360 gradi dell'implementazione di questo piano, quindi occupandosi degli aspetti di budget, degli aspetti di logistica, delle tempistiche. Hanno tenuto un loro Gantt. È stata sicuramente un'attività molto molto intensa, che avveniva in una fase dell'anno in cui sicuramente tutti quanti avevano già molte cose da fare, ed è stata soprattutto una cosa fatta ovviamente on top rispetto alle attività quotidiane, quindi ha richiesto molto molto coinvolgimento da parte di tutte le persone. Il risultato è stato incredibile, sia in termini di coinvolgimento delle persone, ma anche in termini di risultati. Quindi il pacchetto di comunicazione che è stato ideato, sottoposto all'approvazione del management, approvato e conseguentemente implementato, prevedeva una serie di azioni con diversi canali, quindi dall'online attraverso newsletter e mail, al on site con cartelloni e poster appesi all'interno dell'azienda, addirittura anche fisici. Ad esempio, non so se si vede, ma il mio porta beige che ho al collo e riporta sopra le parole chiave della vision, ed è stato fatto come outcome di questo progetto. E poi l'attività si è conclusa con un all people meeting a cui hanno partecipato tutti i dipendenti di Torino, condotto dall'amministratore delegato e da due persone facenti parte del communication team. Questo per dire, lo aggiungo come elemento, che sicuramente un'attività di questo tipo può essere fatta solo laddove ci sia un forte coinvolgimento e un forte buy-in da parte del management o della proprietà, perché senza quello sicuramente perde molta presa e molta efficacia. Quindi questo è stato, secondo me, un momento molto faticoso per chi ci ha lavorato, ma con dei risultati molto, molto brillanti. L'altro esempio che vi volevo porre, ed è anche l'ultimo, e l'attività che invece abbiamo fatto sui behavior. Come vi dicevo prima, il nostro attuale gruppo, il gruppo Pancia, ha un suo set di valori
noi volevamo, come dire, riuscire a trovare il modo di renderli più concreti declinandoli in, in comportamenti. Aspettate che mi è andata via la slide. Ok. Per far questo, attraverso Praxi abbiamo lavorato in focus group. Questa è stata un'attività che ha coinvolto un numero di colleghi molto ampi, quindi 50 persone divise in 4 focus group, e attraverso opportuni stimoli all'interno dei focus si è riusciti a partire dai valori, definire dei comportamenti che possono essere associati a questi valori e che noi vogliamo vedere in queste aziende, vedere nella nostra azienda, dandogli un nome, un titolo e conseguentemente una descrizione. Avrei voluto farvi vedere tutto, ma in realtà li stiamo ancora per comunicare all'interno della nostra azienda, quindi sono ancora coperti da segreto. Più che altro non ci sembrava carino farli vedere a voi se non li abbiamo ancora fatti vedere ai nostri colleghi, ma vi faccio vedere solo un esempio riportato qui sotto per far vedere un po' il tipo di attività che abbiamo fatto. Per dare ulteriore rappresentatività a quello che è uscito dai focus group, abbiamo coinvolto questa volta tutti i dipendenti, o quantomeno dato l'opportunità a tutti i dipendenti di dire la loro, presentando l'outcome dei focus group e sottoponendoli in una survey online. Abbiamo ricevuto più o meno 400 risposte che ci hanno permesso di affinare un po', di dare una graduatoria a quelli che erano i comportamenti ritenuti più importanti, e abbiamo poi validato tutto quanto in un workshop apposito che abbiamo fatto con il management. Devo dire che insomma, io avevo un po' di timore, dicevo, ma se al management non andranno bene questi comportamenti come facciamo? E invece non ci sono praticamente state modifiche rispetto a quello che era stato la proposta del sito. Potete capire bene che quando poi i nostri dipendenti si troveranno a ragionare su quelli che sono i winning behavior dell'azienda, faranno molta poca fatica a riconoscervi, sì, perché alla fine li hanno creati loro, comunque hanno contribuito loro alla creazione. Ok. Grazie Gianluca, allora abbiamo 3 domande, te le porrei. La prima domanda è di Roberta Balli, che chiede come è stata svolta l'analisi interna, se avete fatto interviste, survey, penso si riferisse alla parte legata alla vision. E quindi l'analisi interna è stata fatta inizialmente con delle interviste a livello di board o di management, quindi interviste a persone apicali dell'organizzazione di Torino e dell'organizzazione globale di Punch Group. Analogamente invece nella market analysis abbiamo messo a confronto i tecnici nostri con i tecnici esterni all'azienda, questo invece in dei focus group. Poi l'altra richiesta di Fulvio Carillo è quanto è stato determinante il livello di scolarità delle persone e poi come avete misurato il coinvolgimento in termini di KPI per definire il successo del programma. Ok, allora la scolarità onestamente io non la vedo come determinante, proprio perché quello che è stata l'elemento chiave del progetto non è la complessità tecnica o come dire, la difficoltà logica dell'outcome che è stato prodotto, ma è quello che questa attività ha generato. L'ha generato in persone con una scolarità alta e l'ha generato in persone con una scolarità meno alta. Quindi quando parlavo di cross-funzionalità, sicuramente questo vuol dire che in questi gruppi ci stava una rappresentazione il più possibile ampia di tutto il sito, quindi non soltanto di quelli col PhD. Non ci interessava avere la miglior soluzione tecnica, ma ci interessava anche avere un po' quell'effetto di rompere i silos, permettendo che si sviluppassero relazioni tra persone che magari lavorano in dipartimenti diversi perché hanno contesti diversi, anche perché no, dal punto di vista formativo. Quindi no, non lo vedo come un elemento fondante per la riuscita dell'attività. Mentre i KPI sì, sono stati messi, sono stati definiti in fase iniziale, quando è stato definito il communication team. Ogni azione aveva anche 1 o 2 KPI che servivano poi a misurarne l'efficacia. Un po' di queste attività sono state indubbiamente condizionate da Covid, tutte le attività on-site sono state un pochino ridotte nella loro efficacia, perché nel periodo in cui tutto questo è stato implementato,
in realtà le presenze in azienda erano abbastanza ridotte all'osso, però quella non possiamo farne una colpa al communication team sicuramente. Certo, direi che lo subiamo un po' tutti. Poi Marco Giovannelli ci chiede se sarebbe interessante sapere quante persone di che livello hanno partecipato alla creazione della visione e quante altre persone di quale livello hanno contribuito all'individuazione dei valori, dei behavior e quali strumenti avete utilizzato. Quindi un po' di approfondimento rispetto a quanto ci raccontavi. Vision Harmonization, gruppo ristretto direi di 8 persone del site staff, quindi apicale da questo punto di vista. Dicono che sia sparita la voce, mi sentite ancora? Io sento benissimo. Invece i focus group erano un totale di 52 persone, mi pare, 4 focus group da una dozzina di persone ciascuna, e quindi focus group con stimoli di generazione di idee e poi fase più convergente alla fine, un po' per tirare le fila e uscire con una proposta il più possibile condivisa. E mentre il communication team, 15 persone, che però, diciamo che in questo caso la metodologia era di action learning, quindi prevedeva un po' di formazione, molta attività sul campo e anche la necessità, diciamo che la risorsa principale nel communication team era la capacità di attrarre altre persone. Le cose da fare erano molte, quei 15 difficilmente sarebbero riusciti a far tutto, anche se comunque il lavoro che hanno fatto è stato molto forte, quindi riuscire a intercettare colleghi non parte del team che però avevano determinate competenze e quindi riuscivano a supportare da esterni questo team è stato direi chiave per riuscire a portarsi a casa i risultati che hanno fatto. E poi Vania Cicciotti ci chiede se sarà condiviso l'output con tutta l'azienda e come. E sì, è proprio obiettivo dei vari communication team che si susseguono. Quindi il primo si è occupato di comunicare la vision e quindi tutto quello che vi ho raccontato prima erano azioni comunicative nei confronti della vision. Adesso, diciamo che da qui a fine mese ci sarà un'attività di comunicazione prima vi ho detto quali sono state le modalità, mail, newsletter, un all people meeting in remoto, cartelloni e via dicendo. I behaviors verranno comunicati, penso, entro fine mese, penso in modalità online perché non abbiamo grosse alternative, e mano a mano che andremo avanti si svilupperanno ulteriori communication team che svilupperanno un loro piano di comunicazione, quindi saranno poi loro a decidere quali canali utilizzare. Grazie mille Gianluca. E volevo solo sottolineare una cosa che mi sembra importante. In genere queste attività sono riservate a gruppi limitati di persone che spesso sentono sicuramente l'onore di poterlo fare, ma anche molto l'onere di aggiungere e di dover sviluppare molte attività. Quindi la demoltiplicazione dei soggetti coinvolti ha anche veramente un tema proprio di un HR che dilaga al di fuori di quelli che sono i perimetri classici di gestione, nel senso che si trova più a fare il project manager, no? E quindi magari a guidare in termini di punti di attenzione, che non poi a sviluppare l'attività operativa. Vedete che comunque da 50 persone in un gruppo, 15 in un altro, che a loro volta ne coinvolgono 400 o 600, eccetera, fa sì che, come dire, a volte si possono anche affrontare delle sfide che magari in un piccolo team di HR, come spesso c'è nelle aziende, sembrerebbe impossibile da affrontare, no? Quindi il tema dell'inclusion ha anche un valore, diciamo, materiale, un valore pragmatico, no? Di essere da un lato più rispondente a quelle che sono il sentire delle persone. Mi fa molto piacere quello che dicevi Gianluca sul fatto che poi il management team non ha avuto necessità di fare delle modifiche perché si è ritrovato, perché comunque il tema dei comportamenti e dei valori è un tema che le persone devono sentire nella loro quotidianità, no? Quindi se ci fosse stato scollamento sarebbe stato veramente un problema concreto, no? Perché in realtà non scriviamo qualcosa che affiggiamo al muro, ma qualcosa che poi interpretiamo tutti quotidianamente. E dall'altra anche la possibilità di fare progetti e attività che magari inserite nella quotidianità di un gruppo appunto ristretto di persone potrebbe vedere degli ostacoli insormontabili, che a volte lo viviamo anche noi, frenano quella che magari è l'idea che ha l'HR in mente, ma che poi non riesce a portare avanti l'iniziativa perché magari si trattano di una o due persone che sono già, diciamo, impegnate nelle attività gestionali quotidiane, che non riuscirebbero a sviluppare
una progettualità di questo tipo in modo autonomo, insomma, senza l'inclusione. Quindi c'è un valore, diciamo, di prodotto, ma c'è anche un valore di efficienza, di possibilità, no? Ecco. E proprio a questo ci colleghiamo, se facciamo un passo avanti, se non avete ulteriori elementi da aggiungere, con un altro pezzo di Panciorino, e quindi il gruppo The Wide, formato e rappresentato adesso da nell'intervento successivo da Alessandra Chianale e Giovanna Matrone, che ci racconta come appunto le azioni di inclusion e di diversity management non sono necessariamente un tema esclusivamente in mano al board, all'HR, ma possono essere appunto condotte direttamente dalle persone che lavorano all'interno dell'azienda, quando ovviamente il contesto lo favorisce, no? E quindi in questo caso chiaramente l'apertura dell'azienda nei termini di inclusione e diversity management può essere poi trattato come dire, operativamente, mi permetto di dire, anche da persone che non necessariamente fanno parte o dell'HR o del board, no? Quindi chiamerei Alessandra e Giovanna, sì, e insomma raccontarci un po' la loro esperienza di questo progetto WIDE, che è molto interessante. Grazie, sono Alessandra, siamo qua con Giovanna. Grazie Elena per l'introduzione, credo che veramente condividiamo ogni singola parola che hai detto, dal supporto necessario all'interno dell'azienda per attivare questo gruppo e nello stesso tempo anche il discorso dell'operatività, perché come poi vi faremo vedere, forse anche troppo siamo operativi ogni tanto, dobbiamo anche controllarci, quindi condividiamo esattamente ogni parola. Allora, volevamo partire da quello che è il gruppo Y, ci siamo chiesti come presentarlo. Allora, è doveroso fare un attimo un passo indietro su come è nata tutta questa esperienza, perché in realtà quello che abbiamo fatto è un po' il frutto di una serie di eventi che sono accaduti nel corso degli anni, da quando, non dico da quando è stato fondato il centro, ma sicuramente ci sono stati una serie di incontri, veramente degli incontri che ci hanno aiutato a sviluppare quello che oggi è il gruppo WIDE. E il primo punto è stato, ormai vorrei dire quasi, ma anche prima, anche una decina di anni fa, quando siamo state invitate, grazie proprio all'HR che era in contatto con altre aziende, altri HR di altre aziende, a partecipare a degli incontri che si chiamavano ai tempi Women in Tech, in cui condividevamo veramente semplicemente dei temi comuni alle donne con altre aziende del territorio piemontese. La cosa ci è parsa molto interessante e quindi piano piano abbiamo ragionato se portare un'esperienza simile anche all'interno della nostra azienda. Quindi per farlo ho degli appunti, ma solo per non parlare troppo, quindi altrimenti rischiamo di star qua tutto il giorno. Abbiamo deciso sempre, e come diceva prima Elena, chiedendo il supporto del management e di HR, perché ovviamente deve essere supportato, comunque richiede anche un impegno di lavoro, extra lavoro, non indifferente, abbiamo iniziato ad organizzare un workshop, perché prima di tutto ci siamo chieste, ma c'è la necessità di fare una serie di incontri, di coinvolgere le colleghe, perché a quei tempi si parlava semplicemente dell'area, diciamo così, dello spazio femminile, no? All'interno dell'azienda, di coinvolgere appunto le colleghe in una serie di incontri, dibattiti, cercare di capire se c'erano degli argomenti specifici che magari volevano essere affrontati. Faccio anche riferimento a quell'elenco di top workplace issue descritti da Isabel, no? Alcuni di questi magari sono stati un po' così inchiestati da noi verso le altre ragazze per capire se c'era un interesse a parlarne. E nello stesso tempo veramente avevamo la necessità, proprio grazie all'esperienza che facevamo con le aziende esterne, di costruire anche un networking interno, quindi conoscerci anche tra noi, perché ognuno di noi magari lavorava in uno specifico dipartimento, non aveva tanti contatti con le altre ragazze, siamo comunque 17%, quindi magari non è che ci si incontra così, e di conseguenza abbiamo detto sì, lo facciamo, e lo facciamo anche proprio perché, ripeto, sempre grazie alle esperienze con l'esterno, volevamo anche capire le nostre potenzialità, no? Perché tutti parlavano delle potenzialità delle donne, di quello che possono dare in più, ci siamo chieste, vabbè, ci ragioniamo un po' anche noi e vediamo cosa possiamo dare.
La svolta al nostro gruppo in realtà è legata un po' a quello che diceva Gianluca, alla nostra storia, no? Di quello che è stato il centro prima di diventare Pancio Torino, che è l'incontro con il gruppo GM Women. GM, lo sapete, è un'azienda internazionale, ha un sacco di siti sparsi per il mondo e questo ci ha aperto un po' gli occhi proprio sul discorso diversity ed inclusion. Loro, fra l'altro, hanno un dipartimento dedicato a questi temi, che non è solo la parte femminile, ma sicuramente prende un mondo di diversity molto più ampio, anche di quello che affrontiamo noi qua, ad esempio, in Pancio Torino. Però questa cosa ci ha dato un po' l'opportunità di andare a confrontarci con altre realtà, quindi veramente accogliere la diversity. E perché no, prendere anche spunto proprio per delle attività, perché veramente in giro per il mondo ci sono un sacco di gruppi che hanno un sacco di idee interessanti. No? E quindi abbiamo iniziato questo tipo di, così, di confronto. A un certo punto, se la slide va avanti, no, a un certo punto... Ah, ok, grazie. Si vede che non pigiavo abbastanza. A un certo punto, come sapete, arriviamo al 2020, il sito diventa Pancio Torino e noi da GM Women dovevamo capire cosa volevamo fare, no? Perché non potevamo più essere GM Women, ma il gruppo c'era ancora e quindi ci siamo proprio interrogate e abbiamo detto vogliamo continuare? E la risposta scontatissima è stata sì, perché mai pensato di smettere, e di conseguenza però abbiamo detto cerchiamo di capire che cosa fare, cerchiamo di capire che cosa vogliamo da questo gruppo, come possiamo continuare a supportare l'azienda da un punto di vista di Wide. E la prima cosa che abbiamo fatto, come adesso vedete qua, è proprio il nome, no? Il logo è stato, diciamo prima con Giovanni, è stato creato durante il lockdown, no? Perché comunque da marzo è successo di tutto e quindi ci siamo trovate a cercare di inventarci non tanto va bene il logo ma proprio che cos'era, e qua è nato il Women for Inclusion, Diversity and Equity. Quindi abbiamo voluto sottolineare come il gruppo si stava dirigendo verso delle azioni concrete che riguardassero l'inclusion, la diversity. Sono separate proprio per quanto dicevi anche tu, no Serena, sui due significati diversi che hanno le parole, per questo vanno comunque mantenute con una loro certa, una loro singolarità. E poi abbiamo aggiunto equity, perché ci siamo interrogate molto sulla parola equity. Per noi prima era equality, siamo sincere, poi abbiamo deciso che equity è più rappresentativo, perché uguaglianza indica avere tutti la stessa cosa, mentre equity è il fatto di avere tutti le stesse possibilità. E quindi da questo è nato un po' lo slogan, chiamiamolo così, del nostro gruppo. Non so andare avanti. Sì, non so come mai, però ho ancora il controllo, ma si vede che... Le mando avanti io. Grazie, Alessandra. Serena. Se va vuoi bene. Riprovare a prendere il controllo, perché non capisco come mai... Scusate, allora facciamo così, solo perché vi viene più semplice. Come preferisci, se no... guarda, io ci provo, poi vediamo se va, altrimenti ci adattiamo. Arriviamo appunto a Wide. Chi è Wide? Cosa fa Wide? Wide è praticamente un gruppo aperto, un gruppo che è composto da volontari. Ci teniamo a dirlo che sia io che Giovanna non lavoriamo in HR, non lavoriamo in communication, lavoriamo in dei dipartimenti che sono al di fuori di questa realtà, però lo facciamo volentieri on top di quelle che sono in realtà il nostro core business a livello lavorativo. E al momento siamo, diciamo che seguono le attività che facciamo, siamo circa una trentina, 10-15 siamo forse quelle più attive nell'organizzazione degli eventi, nella gestione dei gruppi che abbiamo creato. La cosa positiva è che abbiamo voluto dare una struttura orizzontale al gruppo, quindi ognuno di noi mette a disposizione del gruppo e quindi dell'azienda le proprie competenze. In questo modo può ricoprire anche ruoli diversi all'interno delle organizzazioni degli eventi o delle attività che facciamo, no? Perché da una parte c'è il contributo della propria capacità, della propria competenza, e dall'altro perché non ne acquista altre che poi hanno un riscontro positivo su quello che è invece il lavoro quotidiano che deve essere fatto, no? Lì vediamo anche noi una serie di nomi, il discorso del creative thinking, management, communication, creativity, se vengono sviluppati in un ambito magari anche abbastanza informale, no? Come quello del gruppo Wide, perché no? Si accrescono e poi hanno un contributo positivo anche nel lavoro di tutti i giorni, almeno questo è quello che stiamo vedendo noi. Quello che facciamo è solitamente partire da temi di attualità o partire da delle proposte che vengono dai colleghi,
andare a creare degli eventi, dei dibattiti. Abbiamo un gruppo che si occupa di ecologia, un gruppo che si occupa di lettura. Noi facciamo sempre proposte, poi e facciamo, diciamo come si dice, facciamo gli eventi in modo indipendente dal numero di partecipanti, no? Noi abbiamo delle misure per capire se l'evento che abbiamo fatto è stato percepito in modo positivo, è piaciuto, è qualcosa che si dovrà ripetere, però nello stesso tempo diciamo che, devo essere sincera, proviamo una soddisfazione anche solo nell'organizzarlo, nel farlo, nel proporlo, no? Perché è proprio una passione che lega questo gruppo, quello di provare a fare qualcosa per gli altri, in questo caso per l'azienda. E collaboriamo, vedete qua, abbiamo voluto anche sottolinearlo nella slide, collaboriamo con Punch Now, che è un altro gruppo di volontari con cui collaboriamo spesso, perché anche loro hanno come mission quella di cercare di creare collaborazione tra i colleghi, tra i dipendenti. Si occupano più magari di eventi sportivi, culturali, sociali, musicali, però anche loro sono sempre improntati a quello che è la valorizzazione proprio dei valori che diceva prima Gianluca all'interno dell'azienda. Quindi ci troviamo in modo molto, non se funziona, in modo completamente allineato con loro. Sono alla mia ultima slide, ce la posso fare senza dilungarmi troppo prima di passare a Giovanna. I pillar può sembrare una cosa un po' troppo strutturata. In realtà, anche qua, dall'esperienza che abbiamo avuto con GM Women, in cui proprio per necessità, per il fatto che era veramente un mondo molto ampio, loro hanno dovuto darsi delle priorità nelle attività, abbiamo deciso di fare la stessa cosa anche noi, perché come vi dicevo, fosse per noi faremo di tutto, però poi a un certo punto dobbiamo anche darci dei paletti, altrimenti non riusciamo comunque a farle bene queste cose. E quindi abbiamo detto, su cosa vorremmo lavorare? Allora, il primo punto è sicuramente quello del supportare, come vedete scritto, le donne, le colleghe di Punch, nell'accrescere le proprie potenzialità, ma soprattutto nel prenderne la consapevolezza e, proprio come ti diceva prima, cercare un po' di abbattere quei pregiudizi, quei bias che all'interno delle aziende, in modo anche inconsapevole, come si diceva, spesso ci sono. Il secondo pillar, comunità e cultura. Abbiamo capito sempre forti dalle esperienze precedenti che i legami sono importanti all'interno dell'azienda e soprattutto anche verso le altre aziende, quindi verso l'esterno. In questo caso poi Giovanna vi racconterà alcune iniziative, facciamo parte dell'associazione Stand by Women, che è un'associazione che ci ha dato tanto, perché ci ha guidato in alcune attività veramente importanti in cui siamo cresciute con loro. E quindi continuiamo anche su questa strada. Ci sono anche altri, diciamo, progetti in corso che speriamo diventino delle realtà da potervi raccontare una prossima volta. E infine l'ultimo pillar, non è qua per caso perché oggi si parla di questo, ma è vero, è quello della diversity ed inclusion. Come dicevamo prima, abbiamo capito che è un tema molto attuale, come diceva anche Serena, si sente ancora la necessità di parlarne, quindi è probabile che ci sia ancora la necessità di parlarne e di migliorare su questi aspetti, e per questo per noi è un pillar fondamentale nelle attività che facciamo. Detto questo, passo la parola a Giovanna, che vi racconterà qualcosa più nel concreto delle attività che abbiamo fatto e del diversity inclusion in particolare. Ti chiederei, scusami, solo sì. Alessandra, se ci dici quante persone fanno parte del gruppo WIDE? Sì, allora le totale, diciamo che seguono le attività, siamo una trentina, 10-15 attive, ma perché ci alterniamo a seconda dei carichi di lavoro ovviamente, quindi a seconda dei mesi in cui ci sono le nostre iniziative, ma anche del carico di lavoro di ciascuna di noi, ci alterniamo un po' nell'organizzazione, però diciamo che una trentina sono quelli che in qualche modo attivamente seguono le nostre attività e sono coinvolti magari anche proprio da un punto di vista di confronto. Ok, e poi ci chiedevano se WIDE è un'associazione, cioè una natura formale o un brand interno? No, è una cosa interna, un gruppo spontaneo interno. Ok. E Pancio Torino, che invece è praticamente all'interno dell'associazione Stand by Women. Ok, perfetto. Tramite noi, sì. Credo che adesso ci sono persone collegate da altre parti d'Italia. Stand by Women è un progetto, diciamo, locale, esatto, che cerca di valorizzare è la presenza delle donne nel mondo scientifico, okay? Quindi adesso magari ce lo raccontano. E poi l'ultima domanda è se l'operato di WIDE si affianca o si sovrappone all'attività di HR. Si affianca, anzi Gianluca, spesso lo disturbiamo, per noi volentieri, per lui non lo so, in quello che... volentieri. Meno male, in quello che... diverso.
E fra l'altro ti ho messo le strette, no, è una cosa parallela e comunque ci confrontiamo, direi, dovrei dire sempre con loro anche nei contenuti, perché parlando comunque di diversity ad esempio è importante che ci sia l'allineamento a livello di tutta l'azienda. Marco stesso Finanzieri, il nostro HR Director, è il nostro primo sponsor che partecipa anche all'attività e quindi direi che è in parallelo e complementare, se mi posso permettere Gianluca di usare questo termine. Grazie mille, prego, allora vi lascio procedere. Bene, salve a tutti, sono Giovanna e mi direi ai temi trattati da Alessandra, ai valori che nel tempo abbiamo sviluppato in tantissime attività, iniziative di vario genere, qualcuna me l'ha citata, e sempre devo dire con una diffusa partecipazione. E un ruolo fondamentale in tutto questo, dobbiamo dirlo, è svolto dall'associazione Stand by Women, di cui Punch è un'azienda associata e di cui condividiamo gli obiettivi, i valori e anche l'impegno per realizzare questi obiettivi. Appunto, Stand by Women è un'associazione, questa è l'associazione di aziende che operano sul territorio e che ha tra i suoi obiettivi principali quello di guidare le giovani generazioni di donne in percorsi di formazione, percorsi professionali in ambito STEM, quindi scienza, tecnologia, engineering, mathematics. Sono tantissime le attività che sponsorizzano, alcune di queste noi abbiamo partecipato, quindi citiamo solo alcune, perché sono davvero tante. Gli STEM Tour, dove abbiamo potuto ospitare gruppi di ragazzi del liceo che hanno conosciuto una realtà aziendale e in particolare diciamo, il nostro contributo è stato quello di proporre un hackathon su temi che riguardavano il nostro settore, oppure gli eventi all'università, perché l'associazione si pone come un ponte di dialogo tra aziende e studenti. E un'ultima, citiamo qui ancora non diffusa, credo, la campagna di comunicazione Io scelgo STEM, finanziata dalla Compagnia San Paolo, per orientare appunto le studentesse verso carriere o comunque percorsi tecnico-scientifici attraverso la testimonianza diretta di role models con i loro percorsi, le loro difficoltà, i loro traguardi. Ma diciamo che WILD non è solamente Stand by Women, ma fa davvero tantissime attività come Alessandra vi ha anche citato prima. E diciamo che lo scopo principale di queste attività è cogliere gli aspetti chiave dell'inclusione nelle varie sfaccettature. Qui vediamo solo alcune. Abbiamo avuto modo di sponsorizzare una squadra di calcio femminile, la YFC, per sostenere la presenza femminile, per esempio, in ambienti sentiti come tipicamente maschili. Oppure per l'International Women Day, l'8 marzo, il giorno della donna, sono diversi anni che organizziamo degli eventi con ospiti speciali con cui dibattiamo e ci confrontiamo per raccogliere testimonianze di quello che può essere l'empowerment al femminile o anche il confronto tra posizioni delle donne e degli uomini, visioni a volte uguali, a volte diverse. Oppure ancora uno speed mentoring proposto durante il Career Day a una trentina di laureande o giovani laureate che si affacciavano, stavano per affacciarsi sul mondo del lavoro. Però diciamo che tra i temi che abbiamo trattato, un ruolo fondamentale, come abbiamo già accennato, è stato svolto dal dibattito sulla diversità e l'inclusione. Noi siamo partiti dalle nostre esperienze e piano piano abbiamo sentito questo tema come urgente, urgente da sviluppare ma anche da diffondere come valore condiviso. E allora ci siamo guardate e abbiamo detto sì, ma di cosa parliamo quando parliamo di diversità e di inclusione? Questo webinar non l'avevamo ancora sentito, quindi siamo partiti proprio dalla base. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a confrontarci le nostre esperienze, quali erano i concetti e alla fine siamo convenute ad una proposta di workshop da proporre in azienda perché secondo noi era una cosa che riguardava tutti. Quindi
Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato il tema, abbiamo scoperto le potenzialità, cioè cogliere ed accogliere la diversità di ognuno nelle sue varietà di conoscenza, di esperienza, di sentimenti e riuscire a includerla in un contesto. Serena ce l'ha detto, porta crescita, porta innovazione, porta benessere. E quindi abbiamo lavorato su questo workshop, abbiamo capito l'importanza dei bias cognitivi, e non sto qui a ripeterli perché abbiamo visto già una carrellata, e siamo arrivati ad un'esperienza pilota, un workshop pilota, dove abbiamo invitato dei rappresentanti della leadership e del management, perché comunque noi, diciamo, partecipiamo come, diciamo, dal basso, ma è fondamentale che i valori vengano diffusi attraverso l'organizzazione delle persone chiave, quindi dalla leadership, perché avevamo bisogno anche di capire con loro se avevamo raggiunto un valore condiviso e anche in che modo. Quindi abbiamo proposto questo workshop pilota a cui hanno partecipato appunto queste persone e che ha visto alternarsi momenti di dibattito, abbiamo proiettato anche noi dei video e abbiamo fatto anche dei giochi anche noi per scoperchiare un po', lasciatemi dire, quelle false credenze, quei miti e prenderne coscienza. Vi vorrei raccontare anche di un momento particolare di questo workshop che è stato alla fine, quando abbiamo invitato a chi ha voluto di partecipare a un privilege walk. Non so se sapete che cosa sia, ve lo dico brevemente. Ci si mette tutti in piedi uno a fianco all'altro, quindi si parte da una stessa altezza. Poi c'è un conduttore che legge uno statement, una frase di una che esprime una condizione. E le persone devono fare un passo avanti o un passo indietro a seconda che nella loro esperienza quella certa condizione si sia verificata o meno. Quindi, che cosa è successo? Che mano a mano le persone avanzavano e indietreggiavano fino ad essersi ritrovati su linee completamente differenti. Ed è stato un momento dall'impatto emotivo altissimo, Alessandro, possiamo dirlo anche per noi che avevamo condotto la cosa, perché ci ha permesso di visualizzare la diversità, ci ha permesso di visualizzare come l'inclusione, quindi poi riflessa nell'esperienza, possa valorizzare o meno questa diversità. Alla fine, quindi a valle di questo workshop, abbiamo chiesto dei feedback e sono stati tanti e vari, ma i tre elementi su cui ci è stato chiesto di riflettere di più sono stati il fatto, in primis, di proporlo, fare una proposta da un team eterogeneo, perché anche se noi inizialmente abbiamo detto è una nostra iniziativa, ma non riguarda solo le donne, quindi ci hanno detto giustamente, nel senso che onestamente, che erano arrivati un po' col pregiudizio che si trattava di una cosa per le donne. Poi l'altro aspetto era di parlare di più della nostra esperienza di diversità, la nostra esperienza di inclusione, mentre noi avevamo fatto una ampia carrellata su quelle che erano le esperienze in altre aziende, e poi tutti indistintamente hanno chiesto sì, ma come si realizza l'inclusione? Che cosa devo fare? E questo è stato importante perché è un argomento che riguarda tutti noi. Oggi siamo tornati a lavorarci, abbiamo ampliato la partecipazione. Speriamo che quando l'emergenza sanitaria finirà potremo proporlo in maniera più ampia. E quindi, per concludere, WILD perché? WILD essenzialmente è il tentativo di creare un network di persone, sottolineo persone, non solo donne, perché non siamo solo donne, WILD ha una partecipazione maschile anche, un network che attraverso il confronto soprattutto crei un valore condiviso basato sull'inclusione. Diciamo che il nostro contributo vuole essere quello di creare consapevolezza e confronto e arricchire, speriamo, il contesto in cui stiamo operando. Con questo io avrei finito e vi ringrazio. Grazie mille, molto interessante. Potrebbe diventare World Inclusion and Diversity Equity. World. Arrivano i maschietti. Sì, infatti è una cosa su cui stiamo già ragionando, però World è veramente interessante. Grazie.
Bene, grazie mille a voi, molto molto interessante. E direi che passiamo all'ultimo pezzettino del nostro incontro. E quindi diciamo che andiamo a vedere poi che cosa si può fare, penso che già con i due casi che ci ha presentato Punch, diversi, diciamo uno più strutturale che ha un po' fatto, ha reindirizzato l'azienda nella sua seconda fase della sua storia, e questa di White che è veramente interessante dal punto di vista dell'accoglienza che l'azienda può avere nei confronti di prerogative, idee, proposte che vengono appunto dal basso, vengono dalle persone a cui magari l'azienda non ha mai pensato, o magari non ha, come dicevamo prima, il tempo di occuparsene. Quindi adesso Serena Candeo e Paola Besusso, Serena ovviamente l'avete conosciuta, e Paola Besusso è la nostra responsabile delle attività di consulenza e di formazione in ambito marketing e sales, perché questo aspetto della diversity e inclusion ha un elemento molto rilevante di impatto sui clienti, e quindi Paola ci racconterà che cosa si può fare per lato cliente e Serena più lato interno. Grazie Elena. Aggiungo una parte proprio brevissima su quanto narrato prima, perché l'esperienza narrata da Gianluca l'abbiamo vissuta anche noi internamente come una grande azione di inclusion, cioè abbiamo partecipato in 8 consulenti a quel progetto con competenze diverse, con approcci differenti, cioè da Rosetta con la quale abbiamo definito la vision, a Elena con la quale poi ci siamo confrontati sugli operational goal, a Federica che adesso non è qui con noi però ha lavorato su questo, a Paola sulla market analysis, quindi è veramente un modo diverso di guardare alle attività che si possono fare e sprigionare un valore, un potenziale che diversamente da soli sarebbe molto difficile fare, quindi questo è un elemento anche di come si fanno le cose, non solo di grandi progetti di diversity inclusion ma anche di passi day by day che sono diversi nelle scelte anche poi operative che andiamo a fare. Allora, proseguiamo, andiamo a vedere poi operativamente come perseguire tutto questo e tradurlo in azioni concrete. Allora, noi abbiamo immaginato 3 veramente punti diversi dove esprimere l'inclusion. Uno rispetto alle persone che sono in azienda, quindi come il progetto che ci avete raccontato, Alessandra, Giovanna e Gianluca, quindi garantire pari possibilità di accesso alle opportunità, creare le condizioni perché tutti possano esprimere il meglio, il proprio contenuto e si sentano parte di un purpose aziendale e che gli obiettivi individuali siano in qualche modo conciliati con quelli organizzativi, cioè io sento che in quel sistema posso esprimermi e posso portare un valore aggiunto. Poi lato clienti, quindi aprire una conversazione con i clienti, tirarli a bordo su quello che è proprio il processo anche interno e nel capire bene che cosa si aspettano, quali sono i loro bisogni, come progettare insieme anche la customer experience, non vederli come due mondi separati, noi e loro. Ed infine il tema del suppliers e partners, quindi non è un caso che anche tra i valori che prima Gianluca ci faceva vedere c'è questo tema del reliable partner, sempre di più si va nella direzione di vedere anche i fornitori, i partner, i possibili partner dei network proprio come parte della propria filiera, come parte del proprio processo, quindi come l'inclusività non sia solo un tema legato a chi vive in azienda, ma anche a clienti, a partner e ai network che sono esterni. Allora, in termini di proprio company inclusion, quindi quando parliamo di aziende, noi vediamo che funziona molto bene una fase iniziale di ascolto costruttivo, cioè capire qual è il punto di vista delle persone in azienda, capire quali sono le loro idee per migliorare l'azienda e farlo attraverso delle metodologie di ascolto costruttivo che sono un po' l'upgrade delle indagini di clima. Dico upgrade perché non è solo un tema, ok, faccio la diagnosi di come stanno le persone, ma gli chiedo dei pareri per migliorare quell'azienda e li ascolto, li porto avanti. Storicamente si è dedicato molto tempo delle indagini di clima, forse un po' meno quello che poi si può fare dopo, no? Cioè una volta con i dati, ok, come faccio a migliorare e di chi è la responsabilità di quel miglioramento? Quindi qua il concetto è proprio quello di dire, ok,
Proviamo ad avere tutti una visione dell'azienda, avere una responsabilità nel vedere che cosa può essere migliorato, al di là di dire che magari qualcosa non funziona, no? Quindi già verso le persone in azienda attivare una call to action a migliorarla, dire cosa non funziona, ma anche a fare delle proposte, perché comunque è molto valorizzante. Cioè, e poi spesso, noi lo vediamo in azienda tante volte, lo sanno meglio le persone che vivono veramente in quei contesti, che cosa va fatto per essere migliorato. Poi chiaramente va sostenuto, coordinato, tutto quello che vogliamo, però il concetto è proprio l'ascolto costruttivo e l'emersione delle idee. L'altro metodologia che vediamo che funziona molto bene, l'abbiamo diciamo battezzata social network analysis, che non ha a che vedere con i network diciamo tipo Instagram e LinkedIn, ma sostanzialmente è una foto, una mappatura che viene fatta attraverso piattaforma online, in cui le persone tracciano, dicono quali sono i principali scambi all'interno dell'organizzazione, scambi di know-how, scambi di supporto, scambi meramente relazionali, e si va a vedere quali sono i network dove c'è più passaggio di informazioni e dove ci sono invece magari delle persone che sono isolate. I puntini che vedete qui a destra, il colore rappresenta la funzione, l'ente di appartenenza, e i puntini invece sono delle singole persone. Come potete vedere da questo grafico, ci sono delle persone che sono proprio dei pivot, cioè sono iper all'interno di moltissimi processi e scambi, quindi sono anche dei punti di riferimento. Ci sono tantissime persone, guardate, specialmente i violetti e qua un po' i blu, che sono proprio isolate, cioè non hanno nessun contatto col resto dell'organizzazione. Quindi lì il concetto è: ma queste persone cosa stanno vivendo? Qual è il potenziale che potrebbero esprimere? Quale opportunità ci stiamo perdendo non includendo queste persone? E soprattutto come stanno in una funzione del genere e in un network di questo tipo? Noi notiamo che andare a fare questo tipo di fotografia delle relazioni ti fa capire anche qual è il livello di cittadinanza organizzativa delle persone all'interno dell'azienda, per cui trovi dei cittadini molto assidui a quell'organizzazione, che si muovono con disinvoltura, trovi magari delle persone che veramente fanno fatica in questo momento di integrarsi e a conoscere anche l'organizzazione. Quindi questa può essere un'altra metodologia che stiamo vedendo funzionare molto molto bene. L'altre metodologie, una volta che fai la fotografia, che fai in qualche modo la diagnosi sul livello di inclusività, sono tutte le metodologie di co-design organizzativo. Quindi qua tre principali che vediamo funzionare bene, che sono il design thinking, anche rispetto poi al disegno con i clienti, non solo con le persone in azienda, quindi dal partire dalle fasi di empathize che dicevamo all'inizio, quindi capire il punto di vista dell'altra persona, che cosa si aspetta, fino poi alla generazione di un prototipo, di un'idea che viene poi implementata. Quindi idee, vuol dire, organizzative per migliorare l'azienda, ma anche idee verso i clienti. Un'altra metodologia può essere quella dell'agile, che è nata nell'ambito IT, quindi il concetto comunque di essere agili all'interno di questi processi, di creare questi team che sono dei team molto dinamici, che cambiano, che si vedono spesso, che riescono a fare dei cicli molto veloci di emersione delle idee e dei progetti, e questo è anche molto motivante perché vedi immediatamente l'effetto del tuo lavoro con gli altri. Infine, l'ultima metodologia che funziona anche molto molto bene, l'action learning. Quindi questo per rispondere alla domanda anche che faceva Fulvio prima, questo proprio va al di là di tutti quelli che possono essere diciamo la base di partenza scolastica piuttosto che di ruolo eccetera, perché lì uno vale uno, siamo insieme, abbiamo un risultato da portare a casa o un'idea o comunque un target di un qualche tipo, e insieme come gruppo andiamo a lavorare su questo target attraverso uno sviluppo però anche delle competenze poi di project management e di teamwork. Quindi queste sono la categoria delle metodologie che vediamo che sostengono molto bene gli approcci inclusivi. L'action learning l'abbiamo utilizzato anche con il gruppo di comunicazione di cui parlavamo prima, ad esempio. Qui lascio la palla
a Paola sui clienti. Sì, allora questa prima slide va in continuità con tutto quello che ci hanno raccontato gli amici del gruppo Punch e anche quello che ci ha raccontato Serena, e riguarda come questo tema del coinvolgimento e della responsabilizzazione ormai sia assolutamente pervasivo e strategico anche nella comunicazione che i brand, che i marchi, che le organizzazioni vogliono avere nei confronti del mercato, nei confronti delle persone all'esterno. Mi fa piacere condividere con voi questo motto, questo messaggio che arriva da un documento in realtà molto antico, 1999, non c'erano ancora i social, quindi pensiamo un po' come era avveniristico, cioè la richiesta che il mercato sempre di più, le persone sempre di più fanno ai brand di esporsi, di dire che cosa ne pensano e di prendere posizione rispetto ai temi trasversali globali che sono di natura economica, di natura sociale, di natura ambientale. E qui ho voluto selezionare tre, ma ce ne sono veramente tantissime ed è una ricerca continua che tra l'altro è anche davvero molto stimolante. Il primo è che vedete è Gillette, che ha fatto una comunicazione molto chiara sul superamento degli stereotipi di genere, e quindi Gillette è un po' l'uomo che non deve chiedere mai, che insomma Gillette ha voluto in qualche modo spostare in una logica in realtà molto più aperta e molto più rispettosa anche nei confronti dei generi. Quello che vedete in blu è una campagna di North Face in cui l'azienda ha deciso di prendere posizione in modo molto chiaro, molto netto rispetto al tema del muro e al tema dei muri, dichiarando e identificandoli come dei simboli che vanno scavalcati, quindi come uno stimolo a vedere il muro come un'opportunità e una capacità di superare le difficoltà in un momento in cui i muri venivano costruiti. E quella che vedete sotto, 8, è una campagna straordinaria di Starbucks che ha permesso alle persone, dal muro di Berlino al muro di Trump, che ha permesso alle persone che si trovano in una posizione che viene definita gender fluid, quindi si trovano nel momento di transizione del genere, e che si trovano in realtà chiamati con il nome di battesimo, il nome originale, in tutti i contesti del mondo, dagli uffici al lavoro, alla scuola, al comune, eccetera, eccetera, e che in Starbucks invece possono sentirsi chiamare e trovano scritto sulla propria tazza il nome che è il nome della loro identità reale, quindi quello che loro vogliono essere, quello che loro sentono di essere. E Starbucks ha fatto una straordinaria campagna proprio su questo tema di inclusione legato alle differenze di genere e a questo tema del gender fluid. Serena, vai avanti di una, perché ecco qua. Su questo potrei parlare ore e ore, però il tempo in realtà stringe. Questo invece, qui vogliamo invece proprio raccontarvi come portiamo il tema dell'inclusione nei nostri progetti che vanno nella direzione di migliorare la customer experience. Sappiamo ormai da molto tempo che la customer experience è uno degli elementi principali di vantaggio competitivo e di posizionamento e di creazione di valore, e quindi sempre di più stiamo lavorando con i nostri clienti per concentrarci su quella fascia gialla di behaviors, quindi di campagne di attività, di comportamenti, di azioni, di ambienti che sono in grado di generare quell'esperienza che Serena ha raccontato molto bene, poi ci rilascia dopamina, ossitocina e quindi sedimenta veramente un'esperienza, un ricordo positivo. Quindi noi sappiamo che il cliente si concentra sull'esperienza e l'esperienza è fatta soprattutto di personalizzazione. E la personalizzazione forse è il comportamento più inclusivo del mondo, perché quando tutti noi ci troviamo ad interagire con un brand che ci fa sentire degli individui e non dei segmenti, ne traiamo una emozione e un senso anche di coinvolgimento altissimo, ma anche l'integrità e quindi il fatto di vedere che l'azienda è integra e coerente con quella che è la mia aspettativa rispetto ai valori che dovrebbe riportare, il fatto di riuscire a raccogliere le mie aspettative, di avere un'ottima capacità risolutiva, di essere empatico nei miei confronti.
Questo primo livello giallo è il linguaggio cliente e il linguaggio persona. I nostri progetti sulla customer experience fanno risalire quindi gli asset, quindi il blocco arancione, a partire da quei comportamenti e non il contrario. E quindi lavorare, tra l'altro, in modo totalmente integro su questi diversi asset, unendoli fra di loro, perché poi nella nostra pratica lavorativa noi facciamo moltissima formazione sulla vendita, sul customer service, quindi su figure che lavorano a contatto con il cliente, però poi vediamo che non basta andare a superare gli stereotipi lì, non basta andare a superare i bias lì, ma è la personalizzazione, la capacità di risolvere, di gestire bene il tempo è data da elementi di tipo tecnologico, dal modo in cui l'organizzazione decide di darsi delle regole, di che cosa chiede ai propri capi, dei processi interni, di chi decide, quanto sono inclusivo anche nel modo di acquisire le persone, di assumere, di attrarre le persone. Quindi la nostra idea è quella di lavorare in modo totalmente inclusivo, per cui i nostri progetti di miglioramento della customer experience hanno l'obiettivo di allargare, un po' come ci hanno raccontato Gianluca, rispetto ai progetti di pancia, cioè allargare il più possibile le persone che entrano in questi workshop di miglioramento, perché quanto più allarghiamo insomma anche i nostri collaboratori che partecipano, quanto più sono rappresentativi della moltitudine e delle diverse unicità che i clienti rappresentano. Ti rilascio la parola, Serena. Sì. Ok, siamo in chiusura, abbiamo ancora qualche minuto, proprio due parole sui partner, ci sarebbe da parlare molto di più, ma ahimè il tempo è quello che è. E anzi, vi ringraziamo per le numerose domande e la partecipazione che abbiamo visto. L'altro tema è l'inclusività rispetto ai suppliers e ai partner, quindi quanto riusciamo a bilanciare la competizione e la cooperazione, quanto questo si basa su una ristrutturazione di un rapporto di fiducia e sul trovare le opportunità win-win e non solo assumere una logica dicotomica fornitore-cliente. Quindi questo è un tema sicuramente attualissimo che va valutato poi settore per settore e filiera produttiva specifica, però il concetto è che c'è molto spostamento nel fare inclusività anche con i partner. L'abbiamo visto con Burger King, con McDonald's, con Ford e GM, con Samsung e iPhone. Quindi l'idea è proprio di lavorare insieme, però chiarire molto bene qual è il risultato atteso, quali sono i confini, perché qui ci sono degli elementi di fiducia e di presenza sul mercato che sono molto delicati. Quindi volevamo un po' darvi anche questo piccolo spunto che sicuramente occorrerebbe più tempo per affrontare. Quindi ci piacerebbe chiudere un po' con... non chiederci più questa domanda, no? Anche rispetto a quello che vediamo nella politica, ma ci sono abbastanza donne nei board, ma perché ce n'è solo il 3%, il 4%? Forse non è tanto questa la domanda che ci aiuta a essere inclusivi, ma ci sono abbastanza grandi talenti nelle pipeline per portare avanti le organizzazioni e siamo riusciti come HR, come persone, a dare... le opportunità a tutti per arrivare lì, no? A prescindere da quelle che possono essere le diversità di ciascuno, anzi considerandole. Quindi il fatto che poi non vediamo la diversità nei board è un po' l'emersione di un problema che però va gestito in realtà molto prima. Quindi questa è un po' la domanda finale su cui vorremmo un po' lasciarvi nella riflessione che poi farete sicuramente nei vostri contesti. Beh, direi che possiamo concludere ringraziando il team. Se vai sull'ultima slide. Sì, eccoci. Eccola qua. Oggi hanno lavorato un gruppo di persone molto ampio, fra l'altro abbiamo ricevuto contributi anche da colleghi, oltre che da quelli presenti, da tutto un gruppo di colleghi, di amici, insomma, ci hanno dato contributi, ci hanno aiutato dal punto di vista tecnico e hanno fatto ricerca e quindi insomma, diciamo che siamo molto fieri di questa giornata e non possiamo che concludere con i migliori auguri a Serena perché i prossimi giorni sono pieni di relax e soddisfazione. Grazie, auguri anche a tutti voi di insomma, buon approccio su questo tema e sugli altri che sicuramente avete. Un caro saluto, grazie ancora a tutti. Grazie, buona giornata. Ciao.
Ciao. Ciao, grazie a tutti. Viva Marco.